altri? Ma per altri hanno cantato Muro le mie mattine. Muro le mie mattine. Lei poi ha scritto Donna. Canti? Pubblicità su, ce la canti dopo, la sai o no? Mamma mia. Beh, certo. È una malattia biologica, è una biologica. È una disturbo sposata, ha 28 anni, va bene, chissà perché fa questa telefonata. Non ho 28 anni, non sono sposata. No? No. E come mai una bella ragazza? Prima... Cosa fai? Sei tremendo. No, sono giovane. Tremendo. No, prima il trucco. Paola, il trucco, mi raccontava una chiacchierata molto divertente col nipotino. Mm-hmm. Ce la racconti? Il nipotino raccontala... è stupendo, meraviglioso, lo saluto se mi sta guardando. Ha 6 anni, si chiama Enrico. E sono un paio d'anni che è preoccupato per la mia vita affettiva. Ogni tanto viene lì e mi dice... Zia, specialmente quando compro gli anni. Oggi è il suo compleanno? Sì. Quanti anni fai? Dire, l'ho fatto l'altra settimana. Dico 31. Ah. Prima avevi detto 32. No, 31. Sono del 62, ancora si possono dire poi insomma gli anni. Per cui ancora mi sento una bambina. Sono una bambina, diciamo. Sì, sono una bambina. Ed era preoccupatissimo, che mi fa, 31 anni, ma come mai non sei sposata? È perché non ho ancora trovato l'uomo giusto. Ah. E come mai non hai dei bambini? È perché i bambini si fanno quando hai trovato il compagno, che l'uomo che ti accompagnerà per tutta la vita. Mi guarda in silenzio, poi guarda la mamma e mi fa, però stai attenta, ti devi sbrigare perché oramai sei vecchio. E io che ne sono subito a film, un bacino a Luciano. Ecco, basta così, molto bene. Non devono discutere ogni cosa come tu fai fare a me. Qualche leggera perplessità in mezzo Gragnaniello che aveva avuto Bovetto di... Ma insomma è la prima volta, pian piano. Infatti Luciano canterà tra poco. Canterò tra poco, sì. No, è un appuntamento per domani, canterò domani. Allora, cari amici...